7 dicembre 95. Caro Nino, chi ti sta parlando è la tua segretaria, la tua fidanzata, la tua cara moglie ed ora il tuo angelo che ti vede e che sta accanto a te per sentire il tuo respiro, il quale mi svegliava durante la notte, per sentire il tuo calore contrastato dal freddo che ti ho lasciato nelle tue labbra dopo l'ultimo bacio di addio alla tua moglie. Grossa e cameriosa. Io ho passato 34 anni molto molto belli, anche se molte volte mi facevi disperare, pato testa rura, ma sai, il bello della morte è proprio questo, tutto il male si dimentica e si ricordano solo le cose più belle che tu mi hai dato. Caro Nino, mi piace quando mi pensi e quando immagini che sono nel letto accanto a te. Guarda bene, io ci sono, io sono molto felice di avere i tuoi messaggi e ricorda che la nostra storia è cominciata per caso ma non finirà mai, perché tutto ciò che abbiamo fatto insieme è storia infinita, perché come vedi io sono morta ma il mio amore per te non è, non finirà neanche dopo, e sai perché? Perché io ti amo infinitamente. Caro Nino, penso che non è bello dirsi queste cose ora che io non ci sono. Volevo che magari mi dicevi queste cose anche in vita, ma non lo facevamo, ma adesso è lo stesso, perché sento il tuo amore per me e vedo che è grande quando mi dici che sono, anche se morta, la tua fidanzata e la tua moglie. Sono felice quando mi scrivi queste belle lettere. Te le sto bene anche quando sconto, perché penso che in quella terra tanto amata da me c'è un uomo, il mio uomo, che mi aspetta e mi manda tanti baci da laggiù. Sei una persona fantastica.